All Stars 2022. Molto bella, c'è un sacco di gente. Bel divertimento, tante moto. Stanno arrivando con il sound inconfondibile della MotoGP. Spettacolo per il pubblico sulle tribune, uno dei momenti da brividi di questa giornata. Ciao a tutti, prima di tutto è un piacere stare qui. Sono veramente felice che questo team ha vinto già all'inizio di stagione. Per me l'Aprilia è qualcosa in più che una moto, è un giorno come oggi dove ci sono tanti campioni. Attenzione alle splendide RSV4 guidate da uomini che hanno fatto la storia del motociclismo. Ah, è bella, è impressionante quanto con più di 200 cavalli quanto facile è guidare. La moto di serie va benissimo. Figata. Ora capisco perché si chiama tuono. Proprio adrenalinico. Sono tutti dei capolavori, veramente bellissime. Era emozionante. Bellissimo. Vedere i piloti di una volta è spettacolare. Poi tutti insieme. Anche il ricordo dei due tempi. Ricordi la prima vittoria? Sì, il primo mondiale, il primo mondiale. Anche perché ho vinto solo quello io, ricordo bene. Ok ragazzi, forza pubblico, fatevi sentire i vostri due tempi della storia Aprilia. Adesso è quello che mi poteva, diciamo, tenere testa, perché siamo sorpassati un paio di volte, non ci siamo risparmiati, però è stato divertente. Ho 12 anni. Ho 15 anni. Ho 14 anni. Io penso la cosa più importante, specialmente alla vostra età, è divertirsi. Quando vi divertite poi arriva anche il risultato, giusto? Sì. Questi sono i talenti del nostro futuro. È veramente una bella festa. Molto bello anche l'ultimo spettacolo con gli scooter elettrici. Partenza tipo Le Mans. La bandiera tricolore darà il via. Partenza valida. Dietro è battaglia, specchietto contro specchietto, si danno manate sul manubrio, provano a togliersi la chiave. Vai, Espargaro, vai, forza! In testa al Piaggio One. Bandiera scacchi vince. Pronta la bandiera scacchi, l'applauso del pubblico del Marco Simoncelli per Alex Espargaro. Questa è la vittoria più importante della mia carriera, vincere davanti tanti campioni al mondo, questo è impressionante. Io già mi posso ritirare già adesso. Non mi aspettavo assolutamente di tornare a casa con questa moto, non vedo l'ora di poterla guidare. È un vero e proprio sogno e sono davvero contentissimo. Travolge anche chi non c'è, diciamo, immerso, no? Come magari i nostri fidanzati, che siamo qui per loro. Alla grande! Sempre in pista!
pista! Vai che sei in pista! Sono emozionato! Milan Stars si entra in pista! Siamo arrivati al momento finale di questa giornata densa di emozioni e siamo pronti per rendere ora protagonisti tutti i proprietari di moto che hanno fatto la storia della casa di Noale. Pushing my emotions, all these pictures in my head, I've got a reason not to tell you, I will let you guess instead. Seeing light in your eyes and the sun in your smile, let's just sit and talk for a while. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself but I'm too far ahead now. Ciao a tutti ragazzi, grazie e alla prossima edizione di Aprilia All Stars 2023.